Prepariamo insieme i ravioli di zucca. Fontana, un uovo, ogni etto di farina. Pizzico di sale, cucchiaio di olio. Sbattiamo le uova e poi iniziamo a far cadere la farina verso il centro. E poi iniziamo a impastare con le mani. Un po' di olio di gomito, fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo. Quando è liscio e omogeneo lo mettiamo a riposare sotto una ciotola di vetro. Prepariamo il ripieno. Ho fatto cuocere la zucca a dadini in forno a 200 gradi per 25 minuti. Adesso è bella morbida e dorata. La mettiamo in un frullatore. Ricotta sgocciolata, parmigiano, sale e noci moscata. Frulliamo. Eccolo qua. Anche bello grossolano va benissimo. Adesso tiriamo la pasta per i nostri ravioli. Passiamo la pasta più volte al primo scatto e poi negli scatti successivi fino ad arrivare allo spessore voluto. Tagliate le sfoglie se vengono troppo lunghe. Arriviamo all'ultimo spessore. Adesso li possiamo fare di diverse forme. Io li faccio a ravioloni molto grandi. Mettiamo il ripieno che deve essere bello asciutto. Copriamo con la seconda sfoglia. Schiacciamo bene. Giriamo e schiacciamo ancora. E adesso usiamo una rotella che chiude la pasta così non si rompono in cottura. Li mettiamo su un vassoio. Facciamo uscire bene l'aria. I ravioli di zucca si bollono in acqua bollente salata e si possono condire in vari modi. Ottimi con burro, salvia e parmigiano, il modo più semplice, oppure anche con un buon sugo, un ragù bolognese di carne, un sugo di funghi, insomma, sbizzarritevi voi, anche con una fonduta di formaggi. Non sono capace a saltare in padella. Parmigiano e via in tavola.